Questi sono andati via tutti, nessuno gli ha dato un'inserzione, non lo so, all'ultimo devi trovare qualcosa da solo, in privato, un albergo, come faccio io, come faccio? È disperato Benazouz Riad, l'uomo che questa mattina è stato fatto evacuare insieme alla sua famiglia dall'ultimo piano del condominio situato in via Caduti del Mare 47, di fronte all'istituto professionale Volta, come ci ha raccontato l'amministratrice Angelica Alecata. A causa delle infiltrazioni d'acqua dal tetto è stata contattata una ditta specializzata, la quale ha poi riscontrato 3 travi gravemente danneggiate, dunque pericolose. Allertati i vigili del fuoco, l'appartamento è stato dichiarato inagibile sul posto, anche la polizia locale. La famiglia che era all'interno, che è in affitto da un proprietario, quindi loro sono inquilini e sono marito e moglie con 3 bambini minorenni, sono stati tirati fuori dall'appartamento. I pompieri li hanno aiutati a tirar fuori le loro cose, i libri dei ragazzi, tutto quello che a loro serviva, però al momento non è stato fatto nulla di più, quindi i bagagli sono al piano terra, loro sono parcheggiati qui al piano terra. Dal punto di vista burocratico, che cosa si è fatto e come vi state muovendo in questo senso? Io dovrò provvedere quanto prima alla ristrutturazione del tetto, cercheremo di farlo nei tempi tecnici strettamente necessari proprio. Però l'urgenza adesso è per la famiglia. Non avete avuto aiuto o assistenza dal comune? Per il momento no, è stato chiamato il sindaco questa mattina alle 10, ho assistito io proprio alle telefonate, ma non è arrivato. Sono stati chiamati i servizi sociali per occuparsi della cosa, non è venuto nessuno. Spero che qualcuno si occupi di loro, perché comunque hanno 3 bimbi ed è importante questo, che devono andare a scuola, si devono poter lavare, devono mangiare, devono fare tutto. I miei figli arriveranno tra poco, ci ha poi detto il capofamiglia, e non so che cosa dobbiamo fare. Non abbiamo un tetto, poi anche dove abito io, di sotto, c'è una casa da 3 anni chiusa, casa popolare, da 3 anni chiusa. Io ho fatto la domanda, da 20 anni che ho fatto la domanda per casa popolare, non mi hanno detto niente. E c'è una casa sotto di me, da 3 anni chiusa, non c'è nessuno. Conoscete al momento le tempistiche? No, non sappiamo, però hanno detto che ci vuole molto, ci vuole minimo 2 mesi, perché tutto il tetto che è ceduto, c'è un problema grosso e urgente. E lì quando è arrivato i vigili ha detto che rischiamo la vita, se stiamo lì sotto rischia che cade tutto e succede una cosa grossa. Vuole lanciare un appello al comune di Fano? Sì, io voglio chiedere al sindaco che deve dare una mano a questa situazione, noi abbiamo bisogno, noi siamo cittadini italiani, da una vita io qua, da 20 anni che ho fatto la domanda del caso popolare non ho avuto niente, e io da una vita che lavoro è sempre quella cosa. Io ho 3 bambini minorenne, se non mi danno un aiuto cosa faccio io? Perdo il lavoro, che io come stamattina ho lasciato il lavoro, ho lasciato tutto e non lo so quando deve tornare a lavorare, se io rimango così fuori strada, buttato, non lo so dove deve andare. È quello anche, mi devono dare una mano. E noi dovremmo essere in collegamento con Dimitri Tinti, assessore al welfare del comune di Fano, nonché presidente dell'ambito territoriale sociale 6. Buonasera Tinti. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Intanto le chiedo se la famiglia versa in uno stato di bisogno e se è seguita dai servizi sociali. No, il servizio ieri quando il familiare è venuto per compilare, per essere assistito nella compilazione della richiesta per il sostegno al pagamento del canone di locazione, visto che c'è un bando che è aperto fino al 31 di ottobre e l'ufficio di promozione sociale fa anche questo servizio di assistenza e di accompagnamento. Il servizio ha verificato appunto nel nostro database che questo nucleo familiare non rientra, diciamo, tra le famiglie che sono seguite, che sono in carico al servizio. Ha rappresentato appunto però ieri la propria situazione anche di totale autonomia e di buona relazione anche con il proprietario di casa e mi risulta che l'assistente sociale ha proprio su questo, in virtù anche del buon rapporto dichiarato con il proprietario e visto che lamentava appunto che la necessità di interventi urgenti, quantomeno una condizione di precarietà dell'alloggio, di intervenire subito a tutela della salute e anche dell'incolumità dei minori stessi, cosa che appunto direttamente con il proprietario di casa. Poi stamattina
A seguito della dichiarazione di inagibilità, la famiglia invece ha ritenuto di dover pretendere l'intervento del servizio sociale, a fronte di un alloggio immediato, con spese a carico del comune, cosa che appunto ci ha un po', lasciato anche un po' interdetti. Quindi lei dice che la situazione economica e di autonomia, questo significa che loro potrebbero permettersi di pagare una stanza in hotel piuttosto che trovare un'altra casa in affitto? Oppure possono in ogni Beh, caso innanzitutto se rivalersi sul hanno. proprietario dell'immobile, giusto? Ecco, appunto, siccome mi risulta insomma che siano adempienti, e quindi per quello che riguarda il contratto di affitto e quindi il pagamento del canone di locazione, e vivendo appunto in una proprietà privata, c'è un proprietario, quindi la cosa che anche è stata anche indicata e suggerita dall'assistenza sociale è proprio quella di rivalersi, c'è una responsabilità privata dal punto di vista civilistico, diciamo. E poi comunque è opportuno ricordare che l'intervento del servizio sociale, cioè qui non siamo di fronte a ipotesi di calamità naturali o eventi imprevedibili che sono non ascrivibili, diciamo, alla responsabilità di qualcuno. Qui c'è una responsabilità, quindi il servizio sociale è giusto che intervenga in ogni vicenda privata in cui venga meno la disponibilità dell'alloggio, però dove c'è una difficoltà oggettiva dal punto di vista anche di disagio economico. Poi è chiaro che noi siamo tenuti a intervenire come servizio sociale ad esclusiva tutela dei minori, previsto anche no, dall'articolo 403 del codice civile, ma nei soli casi di grave pregiudizio o di stato di abbandono degli stessi. Non mi sembra che sia questo il caso. E comunque, visto che ci sono entrambi i genitori, e in assenza di situazioni critiche sotto il profilo economico o della rete parentale, altrimenti noi saremo costretti a segnalare alla competente procura, quindi al Tribunale dei Minori, appunto la inadempienza o quantomeno l'incapacità da parte della famiglia di approntare, diciamo, e prendere Provvedere alla provvedimenti tutela per dei minori, evitare però andrebbe a lo discapito stato di poi grave pregiudizio. dei genitori. Certo, questo chiaramente nessuno lo vuole, no, nessuno vuole arrivare a quella cosa. Quindi c'è di fatto una responsabilità privata, perché comunque l'alloggio ha un proprietario. Risulta che la famiglia sia adempiente dal punto di vista del pagamento del canone. La prima cosa è appunto cercare di, anche in virtù dei buoni rapporti che sono stati diciamo, dichiarati dal capofamiglia nei confronti del proprietario, Di di provvedere in cercare autonomia, di insomma. trovare Grazie, un certo. assessore, per questo suo intervento e per le spiegazioni. Buona serata.